Ed eccoci arrivati all'annuncio del WOD 3 della Sweet Home Clash, la prima ed ultima competizione che si svolge a casa vostra per colpa del coronavirus. Questo WOD insieme agli altri due contribuirà al punteggio totale che definirà la settimana prossima i vincitori delle varie categorie. Ma vediamo un po' qual è il WOD di questa settimana, ovvero il WOD di Pasqua. Intanto l'attrezzatura. Sono una sedia di almeno 40 cm da terra di altezza, ma potrebbe essere uno sgabello, potrebbe essere un box o qualsiasi cosa vi consenta di andarci sopra senza combinare danni, ovviamente che sia almeno 40 cm da terra. Per i rookie serviranno poi due bottiglie d'acqua da 1,5 litri, come la settimana scorsa, che sia gasato naturale, la stessa cosa, non chiedetecelo perché veramente è indifferente, l'importante è che sia 1,5 litri per ogni bottiglia. E poi per i bomber una cassa d'acqua, quindi 6 bottiglie da 1,5 litri per un totale di 9 litri. Qualcuno ha a disposizione solo delle bottiglie da 2 litri, cercate di non scendere sotto i 9, se sono di più mi dispiace per voi, però almeno cerchiamo di essere più o meno allo stesso livello di carico. Il WOD sono 12 minuti unwrap, ci saranno 30 jumping jack, 30 strict press e 30 step over the sedia. In totale, quindi, in 12 minuti dovrete eseguire il maggior numero possibile di ripetizioni e questo sarà il punteggio che andrete ad inserire nella leaderboard insieme al vostro link del video. Vediamo un po' le varianti. Allora, per i rookie sono street press con 2 bottiglie di acqua da 1,5 litri. La stessa cosa sarà per gli step over, quindi le bottiglie le terrete anche quando farete gli step sopra la sedia, lo sgabello o quello che è. Per i bomber invece street press sono fatti con la cassa d'acqua da 6 per 1,5 litri, quindi da 9 litri, e è la stessa cosa anche per gli step over. Queste sono le due differenze. Vediamo un po' gli standard molto velocemente. Jumping jack, la partenza sarà con le gambe chiuse, braccia lungo il corpo e palmi delle mani toccando le cosce, praticamente sull'attinti come i soldatini. Qui se andiamo dal barbiere è finita. La fase finale invece sarà con le gambe più larghe rispetto alle spalle, quindi più i piedi a terra più larghi rispetto alla linea delle spalle, e le mani sopra la testa, sopra la linea della testa. Per quanto riguarda gli street press, la partenza sarà con le ginocchia, le anche e le estese e l'acqua in front rack. I rookie avranno una bottiglia per mano, mentre invece i bomber avranno la bottiglia in front position, in rack position ovviamente. Il finale con ginocchia, anche in questo caso, e braccia estese sopra la testa, quindi completamente estesi, e in qualsiasi fase è vietata assolutamente flettere le ginocchia, quindi proprio dovete stare dritti come dei soldatini. Ultimo standard, non meno importante, quello degli step over the sedia. I rookie avranno una bottiglia per mano, mentre i bomber avranno una cassa sopra la spalla. In questo caso si possono fare quanti cambi si vogliono, l'importante è che la cassa d'acqua rimanga sempre sopra la spalla durante la salita e la discesa. I piedi dovranno essere tutti e due sulla sedia o sullo sgabello, quello che è, prima di iniziare la discesa, quindi faccio lo step, salgo, metto l'altro piede, poi torno indietro. Cercate di inquadrare tutto in maniera tale che si capisca cosa fate e soprattutto cercate anche di misurare e inquadrare l'altezza della sedia in modo che siamo sicuri che tutti usiamo i 40 cm. Non mi resta che augurarvi, come al solito, un buon divertimento, una buona fortuna. Rimaniamo sempre a vostra disposizione sia sul nostro profilo web, sul nostro profilo Facebook, che sul nostro profilo WhatsApp per darvi tutte le informazioni del caso. Vi auguro anche una buona Pasqua, anche se la dovrete fare a casa, però vabbè, quest'anno ci tocca e mi raccomando, state a casa. Ciao!